C'è bisogno di tanto lavoro e soprattutto di una grande organizzazione dietro l'evento principe della città di Teramo, dell'Interamnia World Cup, iniziativa che non sarebbe possibile senza l'aiuto dei tanti volontari presenti in un'organizzazione che si occupano di tutti gli aspetti presenti della Coppa. È partita da tempo la macchina organizzativa per la Coppa Interamnia, i volontari hanno però un ruolo essenziale perché si passa dal fare il traduttore a fare i referti. Che cosa rappresenta? Allora, io rappresento i traduttrici, ma quando siamo in campo ovviamente dandoci una mano, perché ci diamo sempre la mano su tutto, perché siamo proprio uno spirito di fratellanza, e facciamo anche i refertisti, un po' insomma di tutto, ci aiutiamo, il cronometro, così. Come mai? Come mai? Perché quando serve, insomma, ci siamo per gli altri, ecco, questo è il punto. Un modo di sostenere soprattutto delle cose che si fanno in città e per promuoverle. Esatto, esatto. Così sviluppiamo anche, accresciamo il turismo e anche comunque lo spirito di unione fra nazioni, come hanno già detto. Le conoscenze già ne avrete fatte moltissime. Ah, tantissime, proprio amicizie, simpatici. Proprio. Un'esperienza che comunque ti lascia sempre un qualcosa. Sì, decisamente, molto. Qual è la cosa più bella che ti è capitata in questi 3 giorni che è iniziata la Coppa? Oddio, tutto. Praticamente, perché ti metti a confronto con altre persone, diverse culture, mentalità, però sono sempre tutti aperti al dialogo, anche se qualcuno urla, alla fine si sta bene insieme. Quindi inviteresti anche gli altri cittadini? Sì, certamente.